questo tratto autostradale 40 anni fa era contraddistinto, il tratto Sibari-Spezzano-Albanese, da un limite di velocità di 60 all'ora, come testimoniato da una foto che possiedo e custodisco gelosamente nei miei archivi. A distanza di 40 anni questa è la situazione, lo stiamo percorrendo a 70 km orari, 80 circa. Sono passati 40 anni ed è un continuo cantiere infinito. Oggi è il 2 di luglio del 2012, tra poco ci avvicineremo a dicembre 2012, fatidica data dei Maya, della fine del mondo, e non è cambiato assolutamente niente, tranne che hanno aggiunto questo obbligo di catena a bordo tra Farcinetto e Parula dal 15-11-2011 fino a marzo 2012. Tra poco arriveremo in una zona dove praticamente c'è il famoso e molto ben conosciuto svincolo di Sibari, che è chiuso da oltre 25 anni, da oltre 20 anni, no scusate, un po' di più, ho esagerato un po', però posso dire per assoluta certezza che una quindicina di anni fa un mio amico è rimasto qui con un pullman che lo aveva praticamente lasciato qua e noi non potevamo uscire con dei miei amici da nessuna parte per andarlo a prendere. Abbiamo fatto una tragica odissea tra statali e giri vari e l'abbiamo preso dopo 3 ore di attesa qui a questo famoso svincolo di Sibari, che praticamente i signori che si occupano dei lavori su questa autostrada, che come potete vedere qui apre giù dei cantieri in continuazione, tengono chiuso da oltre 15-20 anni. Non si capisce che cosa debbano fare qui, se uno svincolo oppure a Acapulco, e noi con grandi sacrifici andiamo avanti su questa che è l'unica autostrada che qualcuno ci ha concesso molti e molti anni fa, fra limiti di 80 all'ora, 60 all'ora, 40 all'ora, intimazioni di alte, deviazioni e tutto il resto. E non gliene sbatte niente a nessuno, come non gliene sbatterà mai niente a nessuno. Le ultime dichiarazioni sono quelle del glorioso ministro Passera, che come tutti i suoi predecessori ha detto entro la fine del 2012 l'autostrada Salerno-Reggio Calabria sarà completamente terminata. Queste sono le condizioni a oggi. Qui c'è un altro fatto benissimo, un altro scambio di carreggiata che è a dir poco da denuncia, come tutti gli altri che sono su questa autostrada, e fra qualche tempo comincerà la solita via crucis estiva quando arriveranno i turisti nel mese di agosto, e la televisione ancora una volta ci propinerà le solite storie che ci parleranno di odissee, di caldo, di blocchi sull'autostrada, di... questo era stato già fatto tra l'altro questo tratto, adesso è stato rismontato e lo stanno rifacendo di nuovo dopo 15 anni senza che nessuno ci ha mai camminato sopra, anzi ci abbiamo camminato sopra per un mesetto, ma evidentemente c'era qualcosa che non andava bene, quindi si è ben pensato di buttarlo giù e di farne uno nuovo. Ecco qui, svincolo chiuso e deviazione. Questo sono sempre, è una delle tante esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo Network in questa giornata del 2 di luglio del 2012. I lavori adesso stanno procedendo alla grandissima su questa autostrada. Si tenga conto che hanno finito lavori che ci volevano 2 anni in un mese e che i giunti longitudinali dell'autostrada, dei ponti, hanno degli scalini che sono sempre gli scalini di casa praticamente. Se non si sta attenti con la macchina c'è il rischio di capottarsi per un giunto di un po'. Qui riprendiamo invece il vecchio tratto, abbiamo da poco superato lo svincolo di Sibari con i limiti di 80 all'ora imposti e siamo di nuovo sul vecchio tratto autostradale che, ripeto, fino all'infinito, ripeterò fino all'infinito, era in condizioni ottime, non aveva bisogno di nessun tipo di manutenzione, però ovviamente in Italia se non si lavora non si mangia. Grazie e alle prossime. Benissimo, vai!